del Ministero dei Beni Culturali, dove con la nostra Marinella Aresta c'è Lucia Borgonzoni, che è, come sapete, una figura di spicco della, sì, della Lega, ed è oltretutto colei che insieme a Durigon è andata oggi all'incontro a comporre la delegazione leghista con il presidente incaricato. Buonasera, buonasera Borgonzoni. Buonasera a tutti. Tra l'altro proprio la Borgonzoni lo ha detto al termine dell'incontro con Conte, aveva chiesto a lui chiarimenti proprio sul decreto sicurezza, vero? Sì, chiarimenti che di fatto non c'erano stati, come non ci sono stati poi su altri decreti e norme che comunque abbiamo fatto in questi mesi di governo assieme. Quello che chiediamo sarebbe bello capire, visto le ultime dichiarazioni di Di Maio, poi ho sentito anche Morra, che diciamo che sono un po' contrastanti l'una con l'altra, cosa vorranno fare con il decreto sicurezza e, ripeto, non solo quello. Ma le parole di Di Maio mettono a rischio questa intesa? Per voi sono un'apertura? Io mi auguro che questa intesa non ci sia, come detto anche appena uscita dalle consultazioni, perché noi ci auguriamo comunque che si possa tornare al voto e ridare la parola ai cittadini. Sicuramente la dimostrazione di oggi con le consultazioni è come questa sia di fatto una mucchiata di persone che tirano a campare, vorrebbero creare un nuovo governo che però si basa sul niente, non in realtà su dei programmi, se non il no probabilmente a Salvini, e cercare di cancellare una serie di norme che perché sono state votate comunque dal Movimento 5 Stelle e controfirmate dal Presidente del Consiglio, che ora comunque sembra non difenderle come dovrebbe. Però oggi Di Maio le ha difese. Del decreto sicurezza. Scusa. Di Maio le ha difese, però io devo dire che il Presidente del Consiglio, quando siamo andati, non le ha difese così, e mi sembra che all'interno del Movimento 5 Stelle comunque ci siano posizioni che non siano tutti concordanti con quello che è stato detto da Di Maio all'uscita della consultazione. Come dicevo prima, ad esempio Morra, l'ho sentito in delle interviste dove comunque non era così tanto chiuso l'ipotesi di modifiche o cambiamenti del decreto, per cui sarebbe bello capire veramente la posizione che vuole tenere il Movimento 5 Stelle, la posizione soprattutto che terrebbe il prossimo governo se riuscisse a prendere i voti, perché anche il Partito Democratico non penso comunque che gli vadano bene queste norme come altre norme, perché altrimenti le avrebbero votate. Come particolare fa sorridere sentire parlare di taglio di tasse per le aziende o cose simili riguardanti sempre il taglio delle tasse, quando in realtà uno dei motivi di rottura è proprio il fatto che la manovra a cui ci aggiungevamo non sarebbe stata la manovra che noi volevamo sul taglio delle tasse. Senta, scusi, ma le posso chiedere perché è andata lei all'incontro con Conte? Quando l'ha saputo e chi l'ha deciso? No, io l'ho saputo ieri e l'ha deciso Salvini, siamo andati io e Durigon. Sì, e la ratio della decisione, non che... Non che ci sia nulla da sindacare. La razza della decisione non lo so, non volevi andassi io, la razza della decisione. Può essere in qualche modo l'avvio della campagna elettorale in Emilia-Romagna? Beh, sicuramente bisogna dire una cosa, che il Partito Democratico ha dimostrato negli ultimi giorni che questo accordo con i 5 Stelle, oltre che in chiave probabilmente di poltrone nazionale, lo sta vivendo molto anche in chiave locale, visto che Bonaccini non solo continua a intervenire chiedendo un accordo con i 5 Stelle, anche a livello regionale, soprattutto in Emilia-Romagna. Per cui diciamo che il Partito Democratico probabilmente ha interessi che non riguardano solamente tornare comunque qua nei ministeri, ma probabilmente anche quello di cercare di riprendere una regione che onestamente questa volta è altamente contendibile. Ma può essere stata scelta lei per cominciare a ulteriormente metterla sotto la luce dei riflettori? In vista ma di siamo andati noi due come Durigon, sottosegretari, anche perché con il presidente... Però con il Presidente del Consiglio incaricato abbiamo parlato comunque di norme, chiedendo dei provvedimenti fatti, che cosa volevano fare, perché abbiamo parlato anche di autonomia, per capire, più che parlare del passato, che è la cosa che devo dire che lui ha fatto quasi tutto il tempo quando siamo stati in consultazione, noi chiedevamo il futuro delle norme, quota 100 ad esempio, per farne un altro oltre all'autonomia di nome.
Nelle parole di Di Maio c'era anche l'autonomia, tanto che dal PD qualcuno ha interpretato questo suo discorso così duro anche come un possibile, insomma, tra le varie ipotesi, anche una ripresa del dialogo con voi, ma a questo punto è un'ipotesi che può stare sul tavolo a questo punto della trattativa. Noi, come abbiamo detto, la via maestra è quella di tornare al voto. Poi è ovvio, come ha detto poi Salvini anche durante il suo intervento al Senato, che se si accettasse la manovra come noi volevamo fare, una manovra da 50 miliardi, una manovra coraggiosa, per impedire che il PD torni a governare va benissimo provare anche a trovare un punto d'accordo, però il punto d'accordo è sulla manovra, quella che noi abbiamo proposto, non è che ci sono altri punti d'accordo. E visto che voi oggi avete incontrato Conte, al di là dei toni dell'intervento di Di Maio, Conte invece vi sembrava uno proiettato su questa trattativa, cioè come se fosse, diciamo, un governo già fatto, di fatto un patto tra 5 Stelle e PD chiuso. Sì, sicuramente Conte dalle sue parole dava già a noi come opposizione un governo fatto, non a caso io durante la discussione gli ho anche detto ora guarderemo se ci sono i numeri realmente poi alle Camere, perché dovranno anche confrontarsi con questo e magari con il coraggio anche di qualche onorevole senatore che non voterà in linea con il suo partito o il suo movimento, perché onestamente quello che stanno cercando di fare è un ribaltone vergognoso basato sul niente. Per me lo si capisce anche veramente dalle consultazioni di oggi in cui si sono trovati a litigare o addirittura all'interno degli stessi partiti avere posizioni diametralmente opposte quasi. Ma questo riferimento ai numeri, perché c'è una campagna acquisti della Lega? Perché sulla carta loro hanno una maggioranza. Noi non facciamo campagne, acquisti non ne abbiamo mai fatte. Ritengo che ogni onorevole, ogni senatore comunque abbia una sua coscienza e ridare parola ai cittadini quando ci si trova davanti a queste situazioni, a delle situazioni dove anche i numeri delle ultime elezioni, per cui non parlo quelle di sondaggi elettorali, ci raccontano un paese che vuole prendere una direzione che sicuramente non è quella del Partito Democratico, disegnata dal Partito Democratico, credo che ci possano essere dei senatori o onorevoli che possano votare in modo diverso. Noi campagne acquiste siamo contrari, non le abbiamo mai fatte, ci basiamo e speriamo nella coscienza dei singoli. Benissimo, Lucia Borgonzoni, ho capito che la vedremo spesso, soprattutto a parlare di Emilia Romagna, adesso che non la vedremo più uscire da quel palazzo dei beni culturali, del Ministero dei Beni Culturali. Grazie a Lucia Borgonzoni, grazie a Marinella Resta.